Prende il via la nuova stagione teatrale del Bellini. Si parte da una linea improntata alla drammaturgia e al teatro contemporaneo e da un cartellone diversificato dei generi che risponde all'esigenza di un pubblico variegato. La politica faccia il mercato in un'altra maniera. Il teatro non può seguire il target della televisione. Senza avere una sicurezza è difficile creare una programmazione. Queste le parole del direttore artistico del Teatro Bellini, che accende i riflettori sulla questione dei tagli. Al via la nuova stagione teatrale del Bellini, quali saranno le novità rispetto al 2009-2010? Ma la novità, forse direi con i tempi che corrono, faccio una provocazione, è quella di aprire. Quindi è già un grande passo avanti. Per il resto andiamo avanti con la programmazione che ci ha sempre contraddistinti, che è quella di un cartellone diversificato dei generi che offre la possibilità agli abbonati di poter meglio scegliere secondo i propri gusti quello che preferisce, quindi passiamo dalla prosa al musical, al teatro comico, ai grandi eventi. Apriamo il 30 ottobre, inauguriamo con La Divina Commedia, musical che ha girato l'Italia con un enorme successo, e andiamo avanti poi insomma alternando i generi, come dicevo, cioè la prosa, abbiamo già Pigliesias, Lello Arena con Scarfalietto, abbiamo Elisabetta Pozzi con una grande rivisitazione di Tutto su mia madre di Almodovar, abbiamo Isa Danieli che in un recital meraviglioso che fa piacere che Isa Danieli ritorni da noi, e poi abbiamo per i grandi eventi Brachetti che per la prima volta viene al Bellini con Chuck si gira. Il problema vero, quando io è un anno sono direttore artistico, e devo dire paradossalmente forse pensavo agli spettacoli più prima che ora, perché in quest'anno il primo problema è stato pensare al lavoro delle persone e vedere che comunque, anche se teniamo duro e tutto, fondamentalmente dai meno lavoro alle persone e lasci più gente a spasso, così come noi tanti altri, per quanto alcuni come noi riescano a resistere.